Grazie Ludovica. Professoressa De Romanis, qualcuno dice questo, qualcuno ha detto, Di Maio ad esempio, nome e cognome, Luigi, questo governo di garanzia, questo governo neutrale sa tanto di governo tecnico. Arriva il tecnico comandato dall'Europa per mettere in sicurezza l'Italia? Ma, io anche non ho capito molto cosa significa governo neutro, come è stato definito, perché la politica economica non può essere neutra, dobbiamo disinnescare le clausole di salvaguardia, bisogna decidere, ci sono tre modi per farlo, bisogna o aumentare delle altre tasse, se non si vogliono far scattare l'IVA, o ridurre delle spese, oppure aumentare il disavanzo, come è sempre stato fatto finora in passato. Quindi sono scelte politiche molto precise, se si vuole tagliare la spesa, per esempio quale spesa? Quindi è chiaro che non può essere neutro, necessariamente dovrà fare delle scelte che hanno una natura politica. Per quanto riguarda la dichiarazione di Luigi Di Maio, qui noi dobbiamo fare degli aggiustamenti, di nuovo non perché ce lo chiede l'Europa, perché ce lo chiede il futuro dei nostri figli. Noi ogni anno paghiamo circa 60 miliardi di spesa per interesse su un debito pubblico che ha raggiunto il 131,8% del PIL, siamo secondi solo alla Grecia. Questi soldi li potremmo utilizzare per fare delle cose molto più utili, gli asili, le infrastrutture, la tecnologia, la ricerca e sviluppo, e tra l'altro stiamo pagando poco perché abbiamo la Banca Centrale Europea che ci tiene giù i tassi di interesse perché ce lo compra il nostro titolo, il titolo di Stato. Ma sappiamo che questo non è per sempre, prima o poi finirà, anzi il Presidente Draghi ha annunciato che stiamo via via uscendo da questa politica monetaria non convenzionale. E tra l'altro il debito pubblico va specificato, qualcuno lo dovrà ripagare in futuro, vediamo che i mercati cominciano a reagire, i mercati ricordiamoci non sono delle entità astratte, sono tutte le persone che investono, che comprano il nostro titolo di debito pubblico, ed è chiaro che investire in un paese dove c'è instabilità politica, dove ci sono alcune forze politiche che addirittura ritornano a parlare di un possibile referendum sull'euro, i mercati cominciano a dire vogliamo investire o non vogliamo investire, ecco perché lo spread, come dicevate voi, già comincia a dare segnali di nervosismo e comincia ad alzarsi. Un aumento di spread significa un aumento del costo del nostro debito pubblico. Allora, ha delle teorie tutte sue il professor Giulio Sapelli qui in studio. Intanto saluto e ringrazio anche l'uomo dei numeri di Confcommercio, Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. Però anche delle idee. Certo, immagino di sì, le proposte adesso ce le dirà, però prima le chiederò i numeri, non però prima di aver sentito il professor Sapelli, che invece prima che andassimo in onda mi diceva che ha una sua lettura ho la lettura che danno i principali protagonisti dei mercati finanziari internazionali, che non sono stati spaventati dall'unico che ha gettato l'allarme e ha creato un nervosismo che non doveva fare, che è il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica doveva rassicurare i mercati. Invece devo dire, forse se passerà perché è andato a trovare in ospedale, un fatto di carità cristiana che io apprezzo, l'ex Presidente Napolitano, ma che vedo che si è fatto contagiare da questa malattia, che è una subalternità a dei luoghi comuni e a un peso dei cosiddetti poteri situazionali di fatto. Il problema vero è che anche quello che ha detto la gentile dottoressa da Milano Finanza, uno stagno di ranocchi come la Borsa di Milano, dove cinque gruppi movimentano il 95%, si movimenta con un piccolo cosa. Ieri eravamo all'8% in più. Sì. Il dato mai dava, cosa bisognava dire? C'era l'instabilità? No, vorrei solo che le persone cominciassero a ragionare non sotto questa propaganda, questo gioco di specchi terroristico. Dice, è possibile che in un giorno si perda non c'è il rischio, io voglio dire che Mattarella, che la speculazione internazionale torni a attaccare l'Italia. Io penso che non c'è nessun rischio. Gli investitori più importanti, innanzitutto, se uno legge le cose che dicono le banche d'affari, già da due mesi danno dei warning, degli allarmi sull'andamento dell'economia mondiale, perché è mai stata così divisa, perché l'unica economia che cresce sono gli Stati Uniti d'America. E l'Europa continua ad andare avanti con questa deflazione ordoliberista terribile. Quindi il fatto che alcuni esponenti delle forze politiche abbiano chiesto che la prima cosa che un nuovo governo deve fare è di negoziare i trattati europei, non vuol dire uscire dall'euro, solo un pazzo dice che bisogna uscire dall'euro.
ma negoziare, pensare seriamente ad eliminare il fiscal compact e smetterla con queste filastrocche del debito pubblico, perché questo veramente è una favola che non ha nulla a che fare con l'economia. Basta leggere l'ultimo numero dell'Oxford Journal of Economy, che mette in discussione tutta l'economia, la macroeconomia di questi ultimi anni e tutte queste stupidaggini. Aspetta, adesso c'è Bella che freme. Immagino che peraltro di queste cose parli il libro che ha scritto, che è uscito pochi giorni fa, che si intitola Oltre il capitalismo, macchine, lavoro, proprietà, edito da Guerini. E ora ci spiega. Guarda, ce lo fanno vedere, carini però. Ce lo fanno vedere. Bella, la vedevo fremere quando, quando il professor Sapelli ha detto finalmente finisce la deflazione ordoliberista, perché se aumenta l'IVA ma si può ridurre tutto a un aumento dell'IVA? Non lo so, Bella, ma si può ridurre tutto a un aumento dell'IVA? Che succede se dal 1 gennaio del prossimo anno sale l'aliquota ordinaria oltre il 24%, eccetera? Voi avete fatto dei conti e che dicono? Sì. Ma cosa succede? Niente di speciale, che dalla crescita scadente, miserabile che abbiamo in questo momento, peraltro addirittura in rallentamento, potremmo entrare in recessione. Noi valutiamo un incremento di 12,5 miliardi, che è un trasferimento di risorse dal settore privato al settore pubblico, il quale settore pubblico diminuirà il debito evidentemente per tale importo, quindi la manovra è sicuramente recessiva, come Mattarella diceva, come il Presidente della Repubblica diceva ieri. Noi riteniamo che questo potrebbe comportare 6 decimi di riduzione dei consumi, a parità di altre condizioni ovviamente, e una riduzione di 4 decimi del PIL, e quindi anche se non capisco l'ottimismo contenuto nel DEF scritto da Padoan, che prevede 1,5% di crescita di quest'anno, quando mi pare che ci siano già forti segnali di rallentamento che indicavamo già all'inizio di gennaio, e non capisco come faccia a prevedere più del 4% del PIL nel 2019, includendo le clausole di salvaguardia. Quindi vuol dire che senza le clausole Padoan e il governo attuale si aspettano una specie di piccolo boom economico, cioè intorno all'1,8-1,9% di crescita. Vorrei però dire una cosa al professor Sapelli, col quale spesso non sono d'accordo. Il problema non è quello che è successo, a mio avviso, quello che è successo oggi, perché effettivamente pure io ho controllato i credit default swap, cioè l'assicurazione per il default dei titoli sovrani del debito pubblico italiano, sono abbastanza tranquilli. Il problema è che i mercati sono tranquilli perché paghiamo, come giustamente diceva la professoressa prima, più di 60 miliardi all'anno, di cui un terzo investitori stranieri. Se io fossi un investitore straniero, tiferei per l'incremento delle clausole di salvaguardia, tiferei per l'Italia ancora senza alcuna modificazione dentro i trattati europei e saremmo tutti tranquilli. Il problema non è dei mercati, il problema è degli italiani. E comunque, professore, anche in virtù dell'esperienza passata, io non sarei così perentorio sulla vaghezza, sulla mobilità che i mercati finanziari e sulle reazioni repentine che i mercati finanziari possono avere, perché effettivamente con un debito pubblico così elevato, che non importa se lo dobbiamo ripagare domani o dopodomani, tanto basta che paghiamo gli interessi passivi, però con un debito pubblico così elevato onestamente noi non possiamo escludere che al primo segnale di nervosismo, e lei questo me lo insegna, al primo segnale di nervosismo c'è un po' di effetto gregge e quei 5-8 investitori istituzionali che onestamente vanno abbastanza d'accordo tra loro, si mettono a vendere titoli nel giro di pochi microsecondi. Calma. No? E poi, come ricordava il professor De Romanis, a fine anno, ora Draghi prova a resistere, ma a un certo punto anche non può resistere. A un certo punto, ma amici, il programma cari, di titoli amici finisce. Cari, volete capirla o no? Che abbiamo perso più di 20 punti di PIL dal 2007 a oggi perché c'è una politica monetaria sbagliata, c'è una politica economica dell'Europa e che va rinegoziata. Se voi andate ad Harvard negli Stati Uniti o però professore, siamo il paese che cresce meno tra i 28, cresciamo come la Gran Bretagna, che i problemi meno sono infatti da sola. Ma certamente che cresce meno, perché abbiamo colpito la cosa essenziale della crescita, che è la propensione agli investimenti. È l'investimento che fa il profitto, solo il profitto capitalistico fa la crescita. Questa economia deflattiva di abbassamento dei prezzi e dall'altro lato il quantitative easing, che è stata una follia, con i tassi sotto zero,
Ma questo, noi siamo seduti su un vulcano e su una bomba atomica, dove, per carità, sì, mi rendo conto allora che per i commercianti, fammi finire Bella, che per i commercianti va benissimo l'IVA, sono d'accordo, ma ridurre tutto alla politica economica, all'IVA, è una roba da economisti di oggi, quattro matematici che non sanno più l'economia. Bisogna trovare un modo di riprendere gli investimenti e riappropriarsi di un segmento di sovranità economica e monetaria, rifare politica economica. In Europa non è possibile con queste regole, bisogna smontarle. Però, professore, nel 2004, nel 2005 o nel 1995, nel 1996, Bella, prima dell'euro, noi avevamo uno scarto di crescita causato... Ma non avevamo avuto le privatizzazioni, Bella, di cosa parli? Eravamo una delle economie più potenti al mondo, prima che arrivasse Prodi eravamo. Vuoi mettere delle cose nella storia? Eravamo un grande paese, piccolo, ma il mondo è cambiato completamente. Ma è un'analisi medievale. Professoressa De Romani, tornando all'oggi, anzi al dopodomani, lei prima diceva ci sono tre modi di evitare... No, perché poi è un aumento... Confcommercio l'ha quantificato, è una spesa media annua per una coppia con figli, aumenta di oltre 400 euro se sale l'IVA. Professoressa, come si fa a evitare questo senza fare deficit, perché l'Europa ci fa saltare in aria se ci azzardiamo a farlo in disavanzo, che è uno dei modi? O si tagliano le spese, appunto, o si riducono, o si alzano altre tasse? Intanto bisognerebbe ricordare che le clausole di salvaguardia non sono obbligatorie. Nessuno le usa in Europa, le utilizziamo solo noi. Dal 2011. È una spesa che viene fatta in passato, che il governo sceglie, quindi non è obbligato da nessuno, di non coprire e di coprire eventualmente in futuro, e se non trova la copertura lo farà tramite l'aumento dell'IVA. Quindi le clausole che ci troviamo, che oggi il ministro Padoan ha detto vanno disinnescate, le ha messe lui. Quindi è bene precisare di chi è la responsabilità. Quindi altri paesi non lo fanno, anche perché rendono il bilancio poco trasparente. Fino ad oggi il metodo che è stato utilizzato dai governi Renzi e Gentiloni per disinnescare queste clausole è stato quello di aumentare il disavanzo, utilizzando la famosa flessibilità di bilancio che ci ha concesso l'Europa. E Moscovici ci ha già detto l'altro giorno... Ma Moscovici ha ragione, perché lui ha semplicemente guardato i numeri e ha detto ci sono delle regole fiscali che abbiamo scritto insieme a voi, e vorrei dire al professor Sapelli che vivendo in un'unione monetaria, che non è un'unione fiscale, non è un'unione politica, se il mio vicino di casa, che condivide con me la moneta, ha un problema, questo problema inevitabilmente ha un impatto su di me. Ecco perché si fanno delle regole, esattamente come in un condominio. Quindi abbiamo bisogno di regole come il Fiscal Compact. Tra l'altro il Fiscal Compact ha tutta la flessibilità del mondo. Noi siamo i primi che lo dobbiamo dire, abbiamo avuto 42 miliardi di flessibilità. Come facciamo noi italiani a dire che queste regole sono rigide? Esatto. Comunque rispondo alla sua domanda. Escluso che si possa aumentare il disavanzo, perché già dobbiamo fare una manovra correttiva di circa 5 miliardi, e tra l'altro le situazioni in Europa, se vuole poi dopo ne parliamo, stanno un po' cambiando. Ora non è più la Germania che ci guarda, ma sono ben 8 paesi del nord, capitanati dall'Olanda, che ci cominciano a guardare, perché si sono stufati di correre il rischio di dover poi pagare per i paesi che non hanno i conti in ordine. Cioè tutti questi paesi che in questi anni hanno avuto dei problemi, la Grecia che ancora li ha, la Spagna, Cipro, il Portogallo, l'Irlanda, li abbiamo salvati anche noi, ma anche paesi molto più poveri dei paesi in crisi, cioè la Slovenia e la Lettonia hanno pagato, hanno finanziato il soccorso di questi paesi che negli anni hanno fatto, tra virgolette, la bella vita. E che ora ci danno tutte le piste, e torno, adesso non c'ho i e ora infatti è altra cosa, scusi, che volevo, concludo che volevo dire al professor Sapelli, la Spagna cresce oltre il 3, l'Irlanda oltre il 5, quindi non mi sembra che c'è un'unica Europa, c'è chi fa delle politiche economiche, sappiamo che le politiche fiscali sono competenze nazionali. Però finisco 30 secondi sulle clausole di salvaguardia. Si possono o aumentare le tasse, ed è chiaro che non è il caso avendo il cuneo fiscale o la pressione fiscale tra le più alte d'Europa, oppure si può ridurre la spesa pubblica. Ora noi abbiamo oltre 800 miliardi di spesa pubblica. Si troverà qualcosa. Si possono fare tutte le riduzioni che vogliamo, anche qui è una scelta politica. Io vorrei ricordare però negli ultimi 4 anni la spesa pubblica è aumentata, la spesa pubblica corrente, quindi non quella che ha un impatto sulla crescita, non gli investimenti che sono stati ridotti, la spesa pubblica corrente negli ultimi 4 anni è aumentata di oltre 24 miliardi.
Questo vuol dire che in questo paese non c'è stato nessun tipo di politica di austerità, come sostiene il professor Sapelli. Forse è arrivato il momento di mettere un po' in ordine i conti, perché non ci ha aiutato a crescere questo modo di procedere. Tutta questa spesa è andata in sprechi, in cose non produttive, e infatti gli investimenti sono stati ridotti di ben 6 miliardi. Per quanto riguarda gli investimenti privati, invece mi preme precisare che questo è uno degli anni migliori. Piano piano gli investimenti privati stanno riprendendo, quindi anche qui mi dispiace, non sono in linea con ciò che stavo detto al professor Sapelli. C'è stata una crescita nel 2017 del 3,8%, il contributo alla crescita degli investimenti privati è stato dello 0,3%, finalmente con un segno più. Allora, quindi le cose piano piano stanno andando, proprio perché siamo in una fase positiva del ciclo. Attenzione a non ritrovarsi di fronte alla prossima recessione, al prossimo shock, con i conti ancora così in disordine. Positiva ma in rallentamento. Vedevo Bella che si sbracciava. Sì, esatto. Sì. No, solo per dire che invece a differenza della professoressa io ritengo più realistico e più probabile, anche se meno gradevole, l'unica possibilità che vedo per disinnescare le clausole di salvaguardia, che a mio avviso sono estremamente importanti, cioè sarebbe un disastro se l'IVA aumentasse, purtroppo bisognerà che qualcuno giochi un po' con la Commissione europea e quindi fare la manovrina di 3-4 miliardi come abbiamo fatto negli anni scorsi in corso d'anno, quindi per il 2018, dimostrare di comportarsi bene e poi chiedere quella flessibilità che, insomma, mi sembra, anche se facciamo, diciamo, il gioco del poliziotto buono, poliziotto cattivo, uno fa la faccia brutta, me ne esco dall'euro, l'altro invece fa la domanda giusta, e ottenere quei 5-6 decimi di indebitamento netto aggiuntivi in più per il 2019 e poi incrociare le dita e speriamo che le cose vanno bene. Ecco, questo anch'io mi piacerebbe che si lavorasse per esempio sui residui passivi e con la perenzione, cioè con l'eliminazione di certi residui di spesa che non è stata fatta, ma credo che non abbiamo né le forze politiche né diciamo, la burocrazia in questo momento adeguata a fare questi tagli di spesa. Quindi bisogna ancora per il 2019 sperare di rinviare e di arrivare al 2021, se riusciamo a fare tutti i rinvii fino al 2021, poi le clausole di salvaguardia non ci sono più. E non è bellissimo, ma è la cosa che io ritengo più realistica. Ma qualcuno, e qui entra in gioco la politica, qualcuno questa flessibilità la deve chiedere, quindi di un governo prima o poi credo qualcun che qualcun altro la deve concedere poi. Professore, mi spiega, sì. Tutti sono d'accordo nell'evitare appunto l'aumento dell'IVA. Si può far scattare queste clausole, far aumentare l'IVA e poi abbassare altre tasse? No, è molto meglio che ciò che ha detto il rappresentante di Concommercio, che è una persona che sa come vive la gente, come il suo grande presidente Sangalli, sanno molto bene com'è la questione. No, il problema vero è che la riduzione dei consumi e la deflazione è una trappola mortale. Certamente adesso l'ascensore si è fermato, non scende più, fa dei rimbalzi, piccolo ripiego degli investimenti che noi abbiamo seguito. Ma il problema vero è che siamo uno dei paesi col più alto tasso di disoccupazione giovanile, siamo il paese dove è finita quell'epoca di convergenza tra nord e sud, adesso è ripresa la divergenza, siamo un paese che non riesce ad affrontare, a fare una politica per l'occupazione, siamo un paese che continua a perdere apparato produttivo, siamo un paese che non ha più nessuno, solo sulla punta delle dita delle grandi imprese, grazie alla politica che i ragionieri, che sono una categoria molto brava quando fanno i conti nelle imprese, ma quando insegnano all'università teoria economica e soprattutto si mettono a fare i ministri, hanno degli effetti devastanti, perché di economia non capiscono nulla, l'economia è un'altra cosa della partita doppia. La spesa pubblica, ad esempio, noi siamo il paese che la spesa pubblica percentualmente al PIL più bassa d'Europa. Si rende conto? Allora, un conto è la spesa pubblica e un conto sono gli sprechi pubblici. Cottarelli è un santo, a parte che non è riuscito a piantare un chiodo, perché l'apparato burocratico e il sistema clientelare gli ha tolto il muro, paese, gli ha tolto il muro tutto, dove quindi è una persona piena di speranze. Ma è un'altra cosa da ridurre la spesa pubblica o ridurre gli sprechi pubblici. Noi siamo un paese che ha una spesa pubblica inferiore a tutta l'Europa. Poi vorrei sommessamente dire, dato che siamo un'Europa unita non so da che cosa, se non dalla tecnocrazia europea che non risponde a nessuno,
che per esempio ci sono paesi piccoli, per carità, il Portogallo, che ha rifiutato la troica, ha rifiutato le politiche teutoniche. Ma come ha rifiutato teutoniche, la troica? Il Portogallo non ha rifiutato la troica. Io generalmente parlo miliardi. Con le persone che hanno vinto dei concorsi e hanno scritto delle monografie. Quindi non mi interrompa. Beh, peccato. E quindi non mi interrompa, non mi interrompa. Vabbè, no, vabbè. Ma professor Sapelli, non scadiamo su queste cose. Siamo Gong. Siamo qui per far capire gli ascoltatori. 18:56. Per polemizzare noi. E beh, ha cominciato lei, professore. Però. Stavo dicendo, quindi devo c'è una via alternativa a questo che ci può assicurare occupazione e quello che viene e che vuole l'amico della Concommercio, aumento dei consumi, perché non si può. E la via è? La via è? Come? La via è? La via è cambiare radicalmente, rinegoziare la politica economica, non farsi più illudere da questa fantasia del debito pubblico che non fa male a nessuno se ben amministrato. Questo è un governo, non un governo politico che deve andare a Bruxelles. Però scusate, però l'esempio del Portogallo non è centratissimo, professore, abbia pietà. Professoressa De Romanis, mi appello al suo buon cuore perché sono in chiusura, ma voglio darle l'ultima parola perché... Una battuta. Una battuta al professor Sapelli, perché io invece a differenza sua parlo con tutti perché se si può sempre imparare ed è la cosa più bella, andare avanti ed imparare. Comunque il Portogallo ha avuto dalla Troica ben 72 miliardi, è stata salvata dalla Troica e oggi continua a fare politica di consolidamento fiscale con un governo di sinistra. Questo è proprio un esempio di come la Troica ha permesso al Portogallo di uscire dalla crisi. Ci sfumano, grazie. L'ultimo punto che vorrei dire quando parla della tecnocrazia, il fatto che noi abbiamo ottenuto tutta la flessibilità possibile dimostra proprio che la tecnocrazia non esiste perché è proprio una commissione politica quella di quest'anno. Va bene, che infatti proprio posizioni inconciliabili. Va bene, grazie professoressa De Romanis, grazie Mariano Bella, grazie professor Sapelli, grazie a voi che ci avete seguiti. Che bello. TG Economia torna domani sera alle 18. Posso portare le telecamere? Alle 18:30. Grazie ancora, buona serata.